Questo programma è offerto da... Finalmente l'ho trovata. Ci risiamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa essermi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emil Banca. Entra in Emil Banca, la tua passione è anche la nostra. Emil Banca, il cuore nel territorio. Buonasera e bentornati alla 33esima puntata di Basketland, in cui parleremo della partita appena conclusa Brindisi-Virtus 66-73. Faremo un'analisi delle semifinali e infine parleremo di Paiola come miglior giocatore italiano dei quarti di finale. Ed ora si può cominciare. È nato spacciogranarolo.it, il portale del fresco online che si ispira a logiche di sostenibilità. Vieni a trovarci, ci sono tante offerte imperdibili. www.spacciogranarolo.it. Bentornati in studio, questa sera come sempre Marco Calamai. Buonasera. E Alessandro Stagni. Buonasera, buonasera a tutti. Ed ora Marco possiamo partire con la notizia del giorno. Certo, una notizia di arrivo e una notizia di partenza. Nella Virtus femminile, due annunci in settimana, Alessandro era presente alla presentazione, coach Lino Lardo, dalla nazionale, anzi rimane anche in nazionale femminile, ma verrà ad allenare la Virtus sempre più ambiziosa, e la migliore giocatrice italiana, Zanda Lasini, arrivata in Virtus e ritorna quindi dall'estero. Due arrivi importanti che lasciano presupporre l'importanza che la Virtus dà anche al settore femminile. E poi quella che per me è la notizia più importante, anche più dolorosa, che è l'addio di Talmonte alla Fortitudo. Con una frase che lui ha detto, insomma, che ha accompagnato questa sua mancata conferma, che mi ha colpito molto. In silenzio sono arrivato, in silenzio vengo accompagnato all'uscita. Parole pesanti come pietre. Personalmente è un grande dolore, ho una buona amicizia, ma soprattutto una grande stima per Dalmonte e per quello che ha fatto quest'anno. Io lo ritengo un miracolo per la difficoltà in cui era infilata la squadra e per gli incidenti che ha avuto durante il suo percorso. E tante volte tutti noi dell'ambiente dello sport, di qualunque sport, siamo portati a pensare al giocatore che fa l'ultimo canestro, all'attaccante nel calcio che fa il gol decisivo, e ci si dimentica dell'allenatore o del giocatore che contribuisce a una promozione della squadra, dalla B alla 2, dalla 2 alla 1, no? E ci si dimentica, per esempio, un portiere che salva 3 gol, questi valgono come 3 gol fatti, i 3 gol salvati. Ecco, penso che Dalmonte abbia fatto una salvezza che vale come uno scudetto per le condizioni in cui lui è arrivato e per le condizioni in cui ha trovato la squadra e per gli infortuni che ha dovuto affrontare. È chiaro, uno guarda i nomi della Fortitudo, dice, la squadra ha fatto il minimo sindacale. Io parlo della gestione di Dalmonte, con le sconfitte pesantissime subite nella prima parte e tutti gli incidenti che ha avuto. Mi dispiace che domenica scorsa da questi teleschermi vi abbiamo annunciato non la certezza, ma la grande vicinanza di Dalmonte alla firma del contratto. Questo era quello che si percepiva, e quindi alla sua conferma, e invece non è successo. È chiaro che la riconoscenza appartiene a noi meno giovani, ma qui c'era una riconoscenza non solo umana, ma c'era anche una riconoscenza tecnica e gestionale per i risultati ottenuti. Questo proprio, la riconoscenza non fa parte del mondo dello sport, non della Fortitudo o di un'altra società, in genere del mondo dello sport. Però è una notizia che sinceramente mi ha sorpreso e che credo sia
non del tutto condivisa da chi fa parte della Fortitudo, ma questa è una mia impressione. Ed ora Marco possiamo passare al terzo tempo Fortitudo. Sì, molto breve naturalmente, perché si riparte dal Repeja, una soluzione che si percepisce che viene dai cosiddetti piani alti, e vedremo con quali giocatori, anche perché parliamo di un allenatore che non è stato ancora annunciato ufficialmente. Si sa che lui ha rotto con Pesaro, anzi i giornali di Pesaro si sono anche scatenati, si è parlato di tradimento e quant'altro. Però torna Repeja e non sappiamo però niente, quindi potremmo dire delle cose che non esistono sui giocatori. L'impressione, avendo ricostruito io un pochino come si è svolta questa mancata conferma di Dal Monte e questo arrivo di Repeja, è che l'unico giocatore sicuro è Mancinelli. Questa è la mia impressione, ma mi fermo qui. Io vi ricordo come sempre che potrete da questo momento mandarci sms o messaggi su WhatsApp al 366-2710-250 e vi invito a seguirci sulla nostra pagina Facebook Basketland Emilia Romagna. Ed ora Marco possiamo passare ai temi lanciati nell'opinione. Sì, partiamo dalle semifinali Scudetto, un brevissimo flash perché è tutto talmente compresso che un flash sui quarti di finale che hanno riguardato Venezia e Sassari va fatto, perché Venezia arriva alle semifinali con merito, è la squadra, è l'ultima squadra che ha lo scudetto sul petto, è una squadra che non muore mai e quindi le va riconosciuto questo merito assoluto. Sicuramente nell'arco delle cinque partite Sassari ha avuto oltre due vittorie, molto più spesso il pallino del gioco in mano, e probabilmente avrebbe meritato per certi aspetti della partita anche di passare il turno. Ma Venezia non ha rubato niente, soltanto che più esperta e più dura in difesa ha recuperato nella quinta partita uno svantaggio che sembrava abissale con il quintetto di riserva. E poi ha mantenuto questa mentalità, non dimentichiamo che le manca Bramos, anche nella sfida con Milano, perché Milano ha vinto 81-79 la prima partita giocata ieri, con un canestro, guarda caso, all'ultimo secondo di Schiltz, e quindi sarà anche questa una semifinale molto combattuta. Credo che sarà meno combattuta, questa è la mia idea, ma l'ho detta, se ricordate già precedentemente, l'ho detta in radio martedì, che la Virtus avrebbe battuto Brindisi. Ma l'ho detto per quale motivo? Uno, perché è più forte; due, perché Brindisi dopo il Covid generalizzato sicuramente è un po' meno brillante, e tre, perché c'è un fatto anche di calcolo di probabilità. Una Virtus che perde due volte con Brindisi è difficile che continui a perdere. È ancora aperta la serie, per l'amor di Dio. Però la Virtus stasera ha dato una prova di grande solidità difensiva e devo dire che Djordjevic stasera la partita l'ha impostata molto bene e anche nelle rotazioni è stato molto, molto efficace. È partito con un quintetto difensivo, quando ogni tanto nelle rotazioni si ha visto di aver subito qualche canestro si poteva evitare, è tornato al quintetto difensivo, ha giocato per i centri e Gamble ha messo in difficoltà il centro di Brindisi, che è forte fisicamente ma è decisamente più basso. Mi pare che abbia giocato una buona partita, nella quale ha avuto soltanto delle occasioni per chiudere la prima che ha sprecato, perché succede anche questo evidentemente, però sinceramente una partita di grande intensità. Se vuoi fare un flash, Ale, però devi lasciarti poi qualcosa per il punto di vista. No, guarda, direi che sono sostanzialmente d'accordo con te su tutto quello che hai detto, poi magari approfondiamo nel punto Virtus, comunque sì, sono d'accordo. In generale, qui stasera ho un MVP un po' particolare da citare. Sì, quindi io invece vado su un MVP che non è più né mio né tuo né della trasmissione, ma è un MVP molto meritato dell'altro punto, che è quello di Paiola, che è stato votato, ripeto, non da noi ma dagli addetti ai lavori come miglior giocatore italiano dei quarti. E insomma, i quarti li hanno giocati parecchie squadre, no? Perché mi sembra sono otto che giocano i quarti. E credo che mai sia stato più meritato. Ha messo una ciliegina sulla torta nella partita di Treviso, quella decisiva, con 25-26 punti, aggiungendomi non so se 5 su 6 o 6 su 7 da 3 alla solita prova difensiva. Però, come dicevo con Alessandro a microfoni spenti, e mi torna sempre in mente il carissimo Alberto Bucci, che qualche anno fa mi diceva: sì, si parla di penne, si parla di Oxilia perché segnano più punti, ma il vero talento qui dentro è Paiola, è un playmaker di grande livello. Lui la vedeva molto più lungo, però volevo dire che Paiola ha cominciato questa stagione come terzo playmaker di Virtus
e come prospetto di livello nazionale, evidentemente. Durante l'anno ha scalato posizioni, oggi, in questo momento parlo, è sicuramente il premier italiano più, non so se è più forte, più efficace, più completo, perché ha aggiunto anche la sua pericolosità offensiva, ed è il premier che insomma, è titolare della nazionale. Poi, naturalmente, l'esperienza di Spissu, vedremo meglio quando torna dall'America, però la parabola di Paiolo è questa, professionalità e capacità sue, ne parleremo dopo nel punto del coach, e su questo devo dire che Djordjevic ha lavorato bene in questi anni. Ed ora Marco, i giocatori italiani alla ribalta. Beh, uno è scontato che sia Paiola, perché l'abbiamo già detto, Tonut e De Nicolao di Venezia decisivi nei vari momenti della partita con Sassari, ma bene anche contro Milano. Moraschini, non so su quale sito abbia letto che sembra in uscita da Milano, ma io voglio dire che ho qualche scambio con Ettore Messina, non mi pare che sia così, mi sembra che Moraschini anche nell'assenza di Schilze sia stato fondamentale. Questi sono quelli che mi vengono in mente. Stasera tra gli italiani Virtus ha fatto un po' di punti Belinelli, ma alternando cose buone a cose meno buone. Mi pare che degli italiani di Brindisi nessuno sia messo particolarmente in luce stasera, quindi questi sono un pochino quelli che ci sembrano più efficaci. Bene, allora noi torniamo tra qualche minuto dopo la pubblicità. Oram, abbigliamento ed accessori moto a Modena. Nel nostro showroom di Via Emilia Est 935 trovi solo le migliori marche al servizio del motociclista, con tantissime promozioni e offerte dedicate. Caschi integrali, modulari e jet, abbigliamento tecnico in pelle o tessuto, borse e valigie rigide ed accessori per la tua moto. Vieni in negozio e scopri l'esperienza di Oram, dal 1982 al fianco dei motociclisti di tutto il mondo. Oram, always riding. È nato spacciogranarolo.it, il portale del fresco online che si ispira a logiche di sostenibilità. Vieni a trovarci, ci sono tante offerte imperdibili. www.spacciogranarolo.it. Volevo dirti che la casa è davvero bella adesso. C'è anche più luce, sai? Abbiamo ristrutturato la cucina e abbiamo cambiato le finestre. Senti, e quando ci vediamo per gli altri progetti? Ma con chi parli a quest'ora? Sono con Anna di Emil Banca. Ah, ciao Anna! Entra in Emil Banca. I tuoi progetti sono di casa. Emil Banca, il cuore nel territorio. Quasi quasi divento socio anch'io. Mi dicevi della Ferrari? L'elettrauto. Beh, e allora? Taxi click, geolocalizzati, un'app gratuita ancora più easy. E arrivano al volo dappertutto. Forse ho esagerato un po', ma Taxi Click Easy è straordinario. Salita, discesa, città, montagna, mare, casa, ufficio, on the road, terra, curva, alberi, vento, aurora. Nuova Subaru XV Boxer, l'ibrida per scoprire ogni panorama. Prenota il tuo test drive su subaruxv.it. Subaru. Interauto, concessionaria Subaru e Mahindra, via Tosarelli 279, Villanova di Castenaso, telefono 051 78 15 11. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola, con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shop
Shopping Shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online, dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. Bentornati in studio. Marco, adesso possiamo passare al punto Fortitudo. Sì, come diceva all'inizio, nel terzo tempo, sapendo insomma che l'allenatore sarà Repegia, anche se non c'è l'annuncio ufficiale, è evidente che tutto è in discussione ed è giusto che lo sia, perché ci deve essere spazio per il nuovo allenatore per decidere chi tenere e chi prendere. Quindi sia stranieri che italiani sono sotto giudizio. Penso che la speranza per il pubblico e per i tifosi Fortitudo possa essere che la scelta di Repegia presupponga un ulteriore potenziamento economico della società, perché Repegia è un allenatore molto ambizioso e anche molto attento all'aspetto economico personale e del progetto tecnico. Quindi se ha sposato questo progetto, il discorso dei 4 anni lascia il tempo che trova, perché ogni anno, ogni 2, aveva 3 anni anche a Pesaro, lui fa l'escape che può uscire, quindi non so se lui l'ha messo dopo un anno, dopo 2, se l'ha messo la società. Comunque, se viene qui rinunciando certo non al Real Madrid o al CSKA, che certo non cercano Repegia, ma rinunciando a Pesaro, vuol dire che qui trova una progettualità superiore, e questo lascia presupporre che naturalmente ci sia, perché ripeto, Repegia a questo aspetto è molto attento, e quindi dobbiamo aspettare che maturino le sue scelte. Quindi inutile dire rimane Fantinelli piuttosto che Baldasso, o c'è discussione Totè. Io penso che rimanga sicuramente Mancinelli, che è un perno di questa operazione. Bevo Brevigliari sicuramente andrà a fare il secondo di Repegia, e di questo sono certo. Il resto è in discussione, penso che Radori alla fine rimarrà. Queste sono però le mie sensazioni, poi non rimarranno anche degli altri, però non le posso sapere, non posso sapere quello che Repegia deciderà di questa squadra. Ed ora Alessandro, il punto Virtus. Sì, devo dire che questa sera la squadra mi ha sorpreso parecchio e finalmente ho visto una squadra che è tornata a difendere come qualche mese fa, e questo ovviamente fa la differenza. È chiaro che eravamo ormai abituati a una Virtus che non riusciva mai a tenere gli avversari sotto gli 80 punti. Ha iniziato nei playoff già con Treviso a difendere un pochettino più duro, e soprattutto questa sera devo dire la difesa è quella che ha fatto la differenza. Importantissimo credo sia stato anche la gestione delle rotazioni di Djordjevic. Vi anticipo che stasera il mio MVP della partita è proprio il coach, e questo è un premio che gli do anche perché l'allenatore è in dubbio che sta lavorando da dicembre in un modo sicuramente di grande stress, sottoposto veramente a una pressione notevole. Non ha certamente aiutato l'uscita in semifinale in Eurocup, e il fatto che stasera lui sia comunque arrivato ad avere questa lucidità nella gestione dei minutaggi di tutta la squadra. Ho fatto un rapido calcolo, solamente Alibegovic e Teodosic hanno giocato 25 minuti, gli altri sono sotto i 25, con un Bellinelli 22, Gamble 23, Markovic 21, e quindi credo che questo sia importantissimo. Perché? Perché comunque si gioca a breve distanza un giorno dall'altro, e mantenere le forze per poter continuare questa serie è importantissimo. In più credo che un'altra importante mossa che ha fatto stasera Djordjevic è stata quella di aumentare le rotazioni. Nessuno, credo, io per primo, avrebbe mai pensato che in una partita come questa, una semifinale di campionato con una squadra come Brindisi, che è arrivata prima della Virtus, uno come Alibegovic sarebbe rimasto in campo tanto tempo, 25 minuti. E il ragazzo tutto sommato non li ha demeritati, tutt'altro. Direi una prestazione volitiva della squadra, una prestazione veramente ottima, mi sono piaciuti praticamente tutti, bene, era importante ribaltare subito
il discorso del fattore campo, anche perché ricordiamo che, come è successo stasera a Brindisi, succederà poi a Bologna, ci saranno 2000 e più spettatori, quindi è chiaro che anche l'ambiente sarà un pochettino più caldo e ci sarà anche questa spinta del pubblico che in qualche modo potrà aiutare una squadra che, a detta anche del suo allenatore, sta aspettando veramente con grande ansia la possibilità di esibirsi con il pubblico amico ad incitarla. Io direi più o meno una buona serata, una buona partita. Sono, devo dire, molto soddisfatto di quello che ho visto e vediamo cosa succede in gara 2. Però già il fatto di aver vinto gara 1 è importantissimo, anche perché in questo momento la pressione adesso è tutta sulle spalle di Brindisi, che deve assolutamente a tutti i costi vincere gara 2 per cercare poi di ribaltare a questo punto la serie, che la vede ovviamente in questo momento sfavorita. Certo. Invece, per quanto riguarda le ragazze? Beh, possiamo soltanto confermare quello che mi sembrava giusto dare come notizia nel momento, perché non è che la Virtus si è rinforzata con due buoni professionisti o professioniste, che dir si voglia, ma ha scelto, non dico il meglio, ma insomma due personaggi di grande valore. La Zandra Lasini è sicuramente la giocatrice italiana più forte e più completa. Lino Lardo, oltre l'esperienza nel maschile, è comunque l'allenatore di una nazionale femminile che si è ben comportata, e quindi credo che la proiezione della Virtus sia importante. Io, Marco, visto che ero presente alla conferenza stampa, allora intanto cito per i nostri ascoltatori un dato statistico, sai che a me piacciono queste cose. Allora, intanto Lino Lardo è già nella storia della Virtus perché è il primo allenatore in assoluto che ha allenato la squadra maschile e adesso anche la squadra femminile, quindi entra di diritto nella storia della società. C'è un record. È già un record, è il primo. E la Zandra Lasini, appena arrivata, ha già anche lei un record, perché è la prima giocatrice della Virtus Bologna che ha giocato anche in NBA femminile, nonché veste la maglia della nazionale, quindi anche lei comunque è la prima, e quindi è già anche lei nella storia. Ecco, devo dire, la ragazza era emozionata, io l'ho conosciuta durante la conferenza stampa, era emozionata. Credo che questa sua esperienza porterà sicuramente, e me lo auguro, anche persone che a Bologna non sono abituate a vedere il basket femminile. È un nome come, riportandolo al settore maschile, è un nome come può essere stato quello di Bellinelli quando è arrivato, un giocatore molto importante, con la differenza che Bellinelli arriva, non si offenderà Marco, ma arriva a fine carriera a 35 anni. La Zandra Lasini arriva, secondo me, nel pieno della sua carriera, perché ne ha 26, adesso vado a memoria. Ecco. Poi, messaggio secondo me molto importante lanciato dalla società, il fatto che si sia già anticipato che ci sono almeno un paio di altre giocatrici di livello nazionale che sono in trattativa per poter essere tesserate, nonché una croata, qualcuno ha detto, Luca Baraldi ne ha già scritto, non facciamo il nome perché ovviamente non si fa, però ci siamo già capiti di chi si sta parlando, e soprattutto si sta trattando due americane, da quello che così ho capito io, intuito io, una che ha già vestito tra l'altro la maglia della Virtus l'anno scorso, quindi così avete anche facilmente la possibilità di andare a vedere di chi si tratta. Bene. Direi comunque un messaggio molto importante, perché è chiaro che se la proprietà Virtus, la Segafredo, investe in questa maniera sulla squadra femminile, è chiaro che io, come appassionato di questa società, mi aspetto che vada di pari passo anche l'investimento con quella maschile, e quindi insomma vediamo poi per il prossimo anno che cosa succederà, anche se, fermo restando, la Virtus sta ancora giocando, è impegnata in una semifinale scudetto e tra l'altro stasera ha vinto gara 1 in trasferta. Ed ora, Alessandro, se Max riesce a farceli vedere, possiamo leggere i risultati e la classifica di Lega. Sì, beh, direi che facciamo molto presto leggere i risultati.
Ieri sera l'Armani Milano ha battuto la Rayer Venezia 81-79, una partita tra l'altro molto combattuta. La Rayer, nonostante, come diceva giustamente Marco, è orfana di Bramos, un giocatore che le avrebbe fatto veramente molto comodo in questa serie, è riuscita comunque a tenere testa a quella che è considerata dall'inizio di stagione sicuramente la squadra protagonista e quella più favorita per la vittoria finale. Stasera, devo dire, e ripeto, con mia personale sorpresa, la Virtus va a vincere a Brindisi, dove non aveva praticamente mai vinto, se non credo nel 2014, l'ultima partita, per 73-66, ribaltando sostanzialmente i pronostici di questa semifinale. Bene. Diciamo anche che la gara 2 di Milano si giocherà domani sera, 24 maggio alle ore 20:45, sempre in casa di Milano, e la stessa cosa avverrà martedì 25 maggio, sempre in casa di Brindisi, alle 20:45. Ed ora è il momento del punto Reggio Emilia. Sì, anche qui molto molto di corsa, perché non ci sono grandi movimenti, c'è una sistemazione societaria e da lì Caia ha il contratto. Se non ci sono sconvolgimenti, vuol dire dovrebbe rimanere lui come allenatore, e credo che il primo obiettivo suo, che abbiamo sentito domenica scorsa, e della sua età, sia quello di confermare un po' l'asse portante, cioè playmaker e centro, quindi Taylor e Elegar, e dico io trattenere Candy, perché sembra che su Candy ci sia un interesse importante di Milano. Questo è quello che si legge, non so dirvi altro che questo. Certo che Candy, come atteggiamento difensivo, è proprio il giocatore che può piacere a Ettore Messina, però che avrà sicuramente Cinciarini in uscita, faccio un esempio. Comunque adesso parliamo di Reggio Emilia, e quindi parliamo di una società che dovrà sistemare le cose societarie e poi pensare al discorso della squadra. Alessandro, ora possiamo leggere gli sms. Sì, allora, ne sono arrivati, devo dire, in pochissimo tempo. Cominciamo da un nostro affezionatissimo ascoltatore, che è Mauri D'Ariccione, e ovviamente scrive di Fortitudo. Va bene Repesa, ma quando sento che rimane Mancinelli, forse serve come portabandiera e vogliono vendere Totè, allora signori si parte molto male. Ci saluta Mauri D'Ariccione. Ma io penso, Mauri, di aver detto questo, poi magari vengo smentito, Mancinelli diventerà il nuovo general manager, il nuovo presidente, il nuovo testimone, non lo so. Io penso che Mancinelli voglia giocare. Torna il pubblico, quest'anno non c'è stato, e la mia impressione è che Mancinelli, e non solo lui, sia stato importante in questa operazione di revival. Quindi non credo che Repesa lo escluda, ecco, anzi io penso che sarà sicuramente in campo. Poi su Totè, ripeto, mai esploso del tutto, però insomma migliorato sì, come centro secondo me avrebbe le possibilità di poter continuare a crescere. Vediamo poi le scelte definitive. Salutiamo anche Roberto, che scrive: vittoria sorprendente di una grande Virtus, complimenti a Giorgevic e ai giocatori. Chiedo a Marco un commento sugli arbitri e sui falli antisportivi. Poi faccio notare che Brindisi non ha neanche raggiunto il bonus nel quarto quarto. Si vede che le botte prese contro Kazan sono servite. Ma io vi dico, la partita l'ho vista praticamente quasi tutta. E i falli antisportivi io ne ho visti due, poi non so se nel tempo del trasferimento in quei minuti ce ne sono stati altri. Il fallo antisportivo fischiato a Paiola rientra nella casistica per la quale vengono fischiati questi falli, già gliene hanno fischiati mi pare anche contro Treviso, impedisce la nascita di un contropiede, la ricerca della palla è sinceramente molto, molto blanda. Quello di Harrison su Teodosic normalmente non viene fischiato antisportivo, perché lui non ha cercato la palla, ha fatto un fallo con la spalla. Ci può stare, secondo me ha inciso molto la reazione di Giorgevic, che ha subito indicato: se fischi quello, fischi anche questo qui. La casistica degli antisportivi è molto difficile da poter selezionare. Secondo me, considerando il livello sicuramente non eccelso degli arbitri in questa stagione e da parecchie stagioni a questa parte, e anche dei terzetti non fusi sempre molto bene, quello di stasera mi è sembrato un arbitraggio equilibrato, che ha fischiato
con lo stesso criterio. Lo metterei dalla parte della sufficienza, ovviamente. Brindisi non perde per colpa degli arbitri, perde perché la Virtus è più forte, perché Djordjevic ha scelto la tattica giusta, l'ha favorito, secondo me, quello che diceva giustamente Alessandro prima, una rotazione molto allungata su tanti giocatori, l'aver allenato la nazionale serba, perché tu hai tanti campioni insieme e riesci a farli giocare abbastanza tutti. Stasera ha portato i minutaggi, se guardate, ma Alessandro ve l'ha citati, sui 22, 23, 25 minuti, quelli che hanno giocato in più. Se voi guardate i minutaggi che Messina dà ai suoi giocatori, questi sono anche, cioè Shields ieri sera ha fatto 26 punti in 25 minuti, bravo lui, anche 5 su 6 da 3, però difficilmente uno arriva a 30 minuti con Messina, perché sa che a questo livello fisico si fa così. Quindi ottima la tattica di Djordjevic, ha chiuso area, ha avuto, diciamo, in questa bravura di scelta la fortuna che Brindisi ha trovato una serata nel tiro a tre punti drammatica e anche nei tiri liberi. Però la Virtus è più forte di Brindisi. Se gioca con questo atteggiamento difensivo può vincere 3-0 o 3-1. Questo l'ho detto prima e lo ripeto stasera. Salutiamo anche Stefano che scrive: buonasera, ho due cose su cui gradirei un vostro commento. Djordjevic stasera ha sorpreso proprio tutti in positivo, adeguandosi perfettamente con il quintetto iniziale atletico. 2. Se è vero che Repeja porta con sé degli investitori, col quale coraggio verrà esonerato qualora la squadra non dovesse funzionare? Domande intelligenti. Io credo che Djordjevic abbia capito, più che dei suoi errori, dagli errori della sua squadra nelle partite precedenti, quando la Virtus per certi minuti diventava un muro difensivo e per altri invece concedeva di tutto. È partito con un quintetto difensivo. Era difficile far canestro a quella Virtus in difesa, soprattutto per una squadra come Brindisi, che non è in un momento di esuberanza fisica come lo è stato durante il campionato. Quindi una scelta molto, molto insomma, intelligente e un'ottima rotazione. Per quanto riguarda Repeja, non so se gli investitori li porta lui o c'è qualche investitore che ama Repeja perché si ricorda Repeja di 15 anni fa. Questo non ve lo so dire. Certamente lui ha un potere contrattuale, come hanno anche altri allenatori in altre situazioni, più forte di quello di Dalmonte, evidentemente, e anche più appeal. Io sono dispiaciuto, non perché viene Repeja, io sono dispiaciuto perché non è rimasto Dalmonte. Fosse venuto Obradovic o Popovic, credo che Dalmonte, da persona intelligente, avrebbe detto: beh, sono stato contento di aver contribuito alla salvezza e rimarrei volentieri a fare anche il secondo. Siccome non viene né Obradovic né Popovic, viene un allenatore che ha vinto lo scudetto qui tanti anni fa, che negli ultimi 3 anni credo non abbia neanche allenato finché Pesaro non l'ha ripescato. Mi dispiace per Dalmonte, qualunque altro allenatore fosse venuto mi sarebbe dispiaciuto, tranne, ripeto, una scima assoluta di fronte a cui uno dice: beh, qui si punta davvero in alto. Marco, ti faccio comunque notare un dato sui tiri liberi tirati da Brindisi 30, tirati dalla Virtus 10. Quindi c'è una discreta differenza. Sì, però non credo che anche. E la Virtus non è quella squadra che non ama andare dentro, insomma. No, però la Virtus era giocato, come dicevi te, ha imparato dalle botte con il Kazan, ha giocato una difesa fisica, non ha concesso mai tiri facili e ha cercato dei contatti, anche difensivi. Secondo me la Virtus ha vinto con pieno merito, ma non credo che Brindisi sia stata favorita nei falli fischiati. Allora, Luciano, che salutiamo, scrive: Calamai, se l'unico giocatore confermato è un ex giocatore da 3 anni, quali prospettive? Ovviamente fa riferimento a Stefano Mancinelli. Vuol dire, la mia non è un discorso tecnico-tattico, no? Su Mancinelli, che è stato un grande giocatore e che ha ancora delle mani molto buone. Il mio è un ragionamento. Come mai Repeja nel passato non è arrivato, arriva quest'anno quando hai un allenatore che ha fatto un miracolo e che meritava di essere confermato? Penso che questo nasca da un discorso un po' più ampio di una scelta normale e di cui Mancinelli faccia parte. E quindi, se Mancinelli fa parte di questo discorso, è difficile che poi non giochi. Poi magari mi sbaglio e Mancinelli fa il beau geste e diventa, ripeto, dirigente di questa società, e penso che sarebbe un bel emblema per la Fortitudo. Io però penso che lui giocherà
E questa è la mia idea. Poi, se mi sbaglio, vi dirò che mi sono sbagliato. Marco, un'altra cosa che voglio dire sulla partita di stasera è sulla gestione dei minutaggi. Perché mi collego, nel frattempo leggo anche il messaggio di Andrea che ringrazio e saluto. Bisogna essere onesti fino in fondo, buona partita della Virtus, ma Brindisi fisicamente ai minimi termini, per il motivo che conosciamo molto bene. Io sono d'accordo con Andrea, però oltre a questo, ripeto, sono d'accordissimo con quello che dice Andrea, vorrei far notare anche un'altra cosa. Il gruppo italiano di Brindisi, che reputo non all'altezza di quello che ha la Virtus. Quindi la Virtus, se voi andate a vedere, la Virtus, come dicevamo prima, chi ha giocato di più sono stati Alibegovic e Teodosic con 25 minuti, mentre Vitucci ha dovuto far giocare 34 minuti Willis, 28 minuti Bostic, 25 Harrison, 24 Gaspardo e 23 Perkins e 31 Darius Thompson. Quindi la pochezza o comunque il non livello degli altri italiani di Brindisi può essere che alla lunga, visto anche le condizioni fisiche di questa squadra, possa effettivamente diventare penalizzante per la squadra di Vitucci. Anche se durante l'anno i vari Zanelli, Udom, Gaspardo hanno fatto bene, e anche Visconti. Naturalmente, se tu li paragoni, considerando Alibegovic comunque italiano, a Ricci, a Paiola, a Bass, è chiaro che anche fisicamente la Virtus è più forte anche su questo aspetto. Quindi ci sta, insomma, ecco. E Brindisi sicuramente non è la squadra brillante di inizio stagione, di tutta la stagione, però uno deve guardare anche i meriti degli avversari. Brindisi già so che tra 48 ore giocherà in un altro modo, però mi aspetto che piano piano si spenga, perché dopo un Covid così pesante, giocare tante partite, anche se è stata brava a chiudere 3-0 con Trieste, però comunque le ha giocate le partite, Sì, ricordo anche che Trieste è poi la stessa Trieste che ha perso dalla Virtus, con la Virtus che ha tenuto fuori gara sì. Belinelli, Teodosic, Markovic e in panchina Hunter non è mai entrato. Certo. Ok, andiamo avanti con Marco che ha scritto tre messaggi, li leggo tutti insieme, così commentiamo tutti e tre. Djordjevic ha reso Adams un giocatore inutile, mi chiedo perché non tenerlo di scorta come hanno le altre squadre e prendere un 4 decente al posto di un Ricci in caduta libera. Vogliamo già intanto rispondere? Sì, puoi rispondere anche te perché le idee sono chiare. Sì, è chiaro che adesso Marco prendere un giocatore, un 4 decente in questo momento, ci sono delle regole che non ti consentono di andare a spaziare sul mercato completo, ecco, quindi non è così semplice, probabilmente anche per quello. Ma il fallo di Perkins non era d'espulsione? A Watt successe per aver spinto Stipkovic. E come giudicate l'arbitraggio? 30 liberi a 10 e l'ultimo quarto senza bonus. L'ultimo, scrive Alibegovic, ha giocato tanto perché Ricci non si guardava in un primo tempo dove da tre ha segnato solo Teodosic, un tiratore come Adams andava utilizzato meglio. Beh, io sinceramente stasera su Djordjevic ho poco da dire, se non che ha gestito bene la tattica iniziale della squadra con un quintetto difensivo, ha gestito bene i cambi. Adams è tutto l'anno che viene usato in questo modo e l'arrivo di Belinelli, l'abbiamo già detto, l'ha chiuso ancora di più. Io ho poco da dire. Sull'arbitraggio non ho visto io il fallo di Perkins, era il momento forse in cui ero in trasferimento con la macchina, quindi non lo giudico. Dico solo che la Virtus ha giocato una difesa fisica che ti porta a fare anche più falli, obiettivamente. Io non ho visto giocatori della Virtus che abbiano subito dei falli clamorosi non fischiati, poi magari mi è successo di non averli visti. Sì, non l'hai visto perché stavi arrivando qua in studio, l'ho visto io, diciamo che a seguito di un fallo di Teodosic da dietro, Perkins ha avuto una reazione scomposta, ecco, diciamolo così, l'ha spintonato, ovviamente Teodosic da, diciamo, vecchio mestierante del parquet è volato per terra con la faccia di quello che sembrava avesse preso chissà quale sberla, però insomma diciamo che poteva anche starci effettivamente qualcosa di più grave nei confronti di Perkins, non l'hanno dato, va bene, insomma. Sì, però voglio dire, non mi ricordo anche un fallo, quello l'ho visto, un fallo molto duro di Belinelli su un avversario, fallo già fischiato a un gioco della Virtus, Belinelli ha completato l'opera, perché in America si può fare questo, insomma, ecco. Siamo nei playoff, ragazzi.
Allora, Roberto da Modena, che salutiamo, Teodosic super, ma stasera gamble decisivo in attacco dove ha preso tanti rimbalzi, partita di un'intensità super, difesa Virtus sublime. Dal Monte non meritava una chance, visto che ha salvato capre e cavoli, direi che qua siamo d'accordissimo entrambi, no? Abbiamo detto, Roberto, che la riconoscenza non è di questo mondo e quindi non c'è stata neanche nei confronti di Dal Monte, non solo per l'aspetto umano, perché è fortitudino nell'anima, ma per quello che ha fatto in campo, con una squadra sfilacciata e che ha avuto tanti incidenti. E per quanto riguarda l'analisi sulla Virtus, sono d'accordo su tutto, penso che Gamble dovrebbe riguardarsi questa partita e a seguire riguardarsi le altre in cui, non tutte, in alcune ha fatto delle presenze veramente, come si dice, da comprimario. Un gamble così incisivo, ma ben cercato dalla squadra, perché Djordjevic l'ha preparata così la partita, e ha ragione, è stato assolutamente determinante. Direi in questa partita i due giocatori che hanno fatto la differenza sono stati Teodosic con i suoi tiri e la sua classe, e Gamble con la sua presenza in aria. Poi hanno giocato bene anche altri, però questi due sono stati fondamentali. Sì, salutiamo anche Mauri, che si rivolge a me in particolare. Alessandro, parlami del minutaggio di Pefi, che sarebbe ovviamente Stefan Marković, in rapporto alla pena fatta. Cos'è che così tanto il coach al play, che così tanto lega il play serbo al coach? La fiducia, legittimo. Ragazzi, la fiducia. Sì, allora, andiamo a ricordare le parole di Djordjevic dopo, credo, gara 1 di quarti di finale contro Treviso. Lui ha detto che Marković ha bisogno di giocare per ritrovare la forma. È chiaro che dirlo in un playoff e metterlo anche in pratica è sempre molto rischioso. Sappiamo, perché ormai l'abbiamo visto, ormai da 2 anni Marković è un po' la protuberanza di Djordjevic in campo, è quello che io ho sempre definito il metronomo di questa squadra. Se gioca bene lui, tutta la squadra sicuramente ne giova. È chiaro che Djordjevic si fida ciecamente del suo uomo e cerca di tenerlo in campo perché sa che è quello che in qualche modo gliela può far giocare, insomma. Poi sono d'accordo con te, Mauri, sicuramente anche stasera non c'è stata una grandissima prestazione di Marković, però oggettivamente bisogna anche riconoscere che la squadra, praticamente a parte un paio di minuti, è sempre stata sopra e ha sempre gestito questa gara. Certo. Poi per quelli meno giovani, vi ricordo, facendo un parallelo con il calcio, forse Alessandro se lo ricorderà, ma era piccino, che tra i grandissimi talenti del calcio italiano c'è stato un certo Gianni Rivera, detto da Gianni Rivera all'Abatino, perché talento enorme, ma il non golden certo. Goal, il sì. Golden boy, scusa. Golden boy, non certo un mastino in difesa o a centrocampo, ma un talento assoluto. E c'era un certo Lodetti. Che era un mediano oscuro e di grande corsa e di grande impegno, che delle volte diceva: ma perché gioca? Chiedete a Rivera perché gioca. E Rivera non solo era aiutato dalla sua forza fisica, ma anche dalla sua presenza, e non dico lo imponesse la sua età, ma forse anche. Pensate che Teodosic non gradisca di avere Marković al suo fianco, con cui parla la stessa lingua come, diciamo, verbo, ma anche la stessa lingua tecnico-tattica. Quindi non è che Teodosic lo impone, ma lo desidera. E quando Teodosic è quello di stasera, è bene ascoltare anche i suoi desideri, obiettivamente. Ancora un paio ne abbiamo. Allora, Stefano, scrive: anche la maglia tirata a Gamble non sanzionata con antisportivo. Sì, l'ho vista anch'io a un certo punto la maglia di Gamble tirarsi e non è stato nemmeno, credo, fischiato a farlo. Quindi purtroppo non dobbiamo sempre pensare che non sia stato visto, ecco, che non l'hanno evidentemente visto. C'è un ultimo messaggio sempre di Marco, che stasera lo ringraziamo perché stasera è particolarmente attivo. Con 3 settimane di sosta il tempo per prendere un 4 c'era, infatti il migliore è stato Willis, come capita spesso ai 4 avversari. Sì, c'era, ma ripeto, non è così semplice. Allora, faccio un passo indietro. Quanti giocatori arrivano per giocare un playoff e riescono ad integrarsi in una squadra già collaudata come quella della Virtus e a dare un qualcosa in più rispetto a quelli che ci sono già presenti? Credo che si contino sulle dita forse di una mano negli ultimi 10 anni.
Poi ci sono delle gerarchie in ogni squadra. E comunque ci sono anche dei budget da rispettare. E dei budget da rispettare. Qui le gerarchie sono chiare. Un altro fenomeno che si aggiunga diventa poco gestibile. Io penso che la Virtus abbia tutto per poter andare in finale e per poter completare il pronostico che da tante parti veniva fatto ancora a settembre di essere l'unica vera avversaria di Milano. L'ho sempre pensato e nessuno me lo toglie dalla testa. Bene, allora noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Finalmente l'ho trovata. Ci risiamo. Ti dico che lei è sicura, capace, sa essermi vicina, solidale e crede nei miei stessi valori. Stai correndo troppo. Ci darà una mano con la nostra startup. Senti, io gliel'ho chiesto. Di sposarla? Ma no, di diventare socio. Socio di Emilbanca. Entra in Emilbanca, la tua passione è anche la nostra. Emilbanca, il cuore nel territorio. È nato spacciogranarolo.it, il portale del fresco online che si ispira a logiche di sostenibilità. Vieni a trovarci, ci sono tante offerte imperdibili. www.spacciogranarolo.it. Mi dicevi che è un Rolex? Buttato. La Ferrari però? L'auto. E allora? Taxi click, geolocalizzati, un'app gratuita ancora più easy e arrivano al volo dappertutto. Oh, forse ho esagerato un po', ma Taxi click easy è straordinario. Alubox, azienda bolognese con sede a Pianoro, produce cassette e casellari postali condominiali. Propone, tra una vasta gamma di prodotti, i nuovi casellari condominiali da esterno della serie Slim in varie colorazioni e composizioni, 100% made in Italy. E per i tuoi acquisti online, con le cassette portapacchi Alubox, puoi ricevere i tuoi pacchi anche se non sei a casa. Le trovi sul sito www.alubox.it. Seguici su Facebook, Alubox, apposta per te. Dalla costola di una grande azienda nata nei primi anni 60 nasce un nuovo gruppo industriale che riunisce le diverse anime storiche. Hop Group. Hop Design Lab, progettazione e design. Hop Displays, fra le poche aziende europee specializzate in espositori per make-up a 360 gradi. Hop Shops, progettazione, interior design e realizzazione degli arredi dei negozi mono plurimarca. Hop In Store, partner unico delle agenzie di in-store promotion e realizzazione dei corner shopping shop. E ancora Opla Shopping, il nuovo shop online dove troverete prodotti per l'esposizione del make-up, general testers, mobili per il monomarca, mobiletti per ragazze, carrelli per parrucchieri, vanity mirrors per la donna e prodotti per l'uomo, oltre ad accessori per l'ufficio e altro. A Cesenatico, Eurocamp, centro sportivo polivalente ideato per ospitare gruppi ed eventi sportivi e non. Basket, volley, calcio, tennis, karate, judo, danza, ginnastica ritmica, pallamano e rugby sono praticati da oltre 2500 atleti con non meno di 200 istruttori a stagione. Eurocamp, con 15.000 metri quadrati di area a pochi metri dal mare, è luogo ideale per ritiri di squadre pre e post campionato, gite scolastiche, campi scuola, con ambienti ideali per corsi e stage. Per ulteriori informazioni www.eurocamp.it 0547 67 35 55. Oram, abbigliamento ed accessori moto a Modena. Nel nostro showroom di Via Emilia Est 935 trovi solo le migliori marche al servizio del motociclista, con tantissime promozioni e offerte dedicate. Caschi integrali, modulari e jet, abbigliamento tecnico in pelle o tessuto, borse e valigie rigide ed accessori per la tua moto. Vieni in negozio e scopri l'esperienza di Oram, dal 1982 al fianco dei motociclisti di tutto il mondo. Oram, always riding. Salita, discesa, città, montagna, mare, casa, ufficio, on the road, terra, curva, alberi, vento, aurora. Nuova Subaru XV Boxer, l'ibrida per scoprire ogni panorama. Prenota il tuo test drive su subaruxv.it. Subaru. Interauto, concessionaria Subaru e Mahindra. Via Tosarelli 279, Villanova di Castenaso. Telefono 051 78 15 11. Bentornati in studio. Marco, adesso è il momento dell'altra Bologna. Sì, delle nostre squadre che giocano o che hanno appena smesso di giocare sotto la Serie A.
la notizia del momento evidentemente è la partita, anzi la serie di partite tra Andrea Costa e Imola di Paolino Moretti e Ozzano. Imola è cascata in questi play-out, salvezza per una serie di risultati negativi e anche di risultati concomitanti degli altri. Batte Ozzano 3-0, ha sofferto molto la prima partita, vince anche l'ultima 63-73 in trasferta e Ozzano quindi è salva, mentre Ozzano dovrà spareggiare per rimanere in categoria contro Cecina. Nell'ultima partita molto bene con 22 punti Morara per Imola, 12 per Sgorbati e 11 per il giovane Zanetti che dimostra di poter stare in campo. Bedin è stato l'unico di Ozzano, ha fatto davvero una grande partita, 19 punti e 15 rimbalzi. Mentre per quanto riguarda Bologna Basket 2016 ha finito la sua stagione, ripetiamo che da neopromossa ha fatto molto bene essendosi comunque salvata sul campo con l'ultima vittoria con coach Lepore in panchina contro Piadena. Adesso è il momento della programmazione per la prossima stagione e continua la collaborazione con il mio gruppo di ragazzi in difficoltà Over Limits, che finalmente hanno ripreso la settimana scorsa l'attività, per qualche settimana la continueremo. Siamo ripartiti a San Lazzaro e al Navile, sono venuti Soviero e Felici a San Lazzaro, dei ragazzi della Bologna Basket, e Joel Myers e Bianco al Navile. È stata un'esperienza molto, davvero molto bella e che conferma la visione non solo tecnico, tattico, organizzativa di questa società, ma anche una visione che porta diciamo, al mondo del sociale e al mondo della inclusione. E questi sono dei fatti e non delle parole. Ed ora Alessandro, giocatore della settimana Virtus. Allora, guarda, faccio un passo indietro. Vorrei premiare innanzitutto Paiola per la bellissima gara 3 con Treviso. E oggi sono diversi giocatori che mi sono piaciuti. Devo dire che in questo momento sto con Marco e do a Paiola, buonanotte, do a Teodosic il giocatore della serata, insomma. Sì, più determinante stasera. Sì, secondo me stasera finalmente un Teodosic, tra l'altro anche difensivamente stasera mi è piaciuto molto di più e ha un po' sfatato la mia convinzione che sia uno di quei giocatori che in difesa faccia veramente tantissima fatica. Questa sera ha fatto vedere che se vuole è anche capace di difendere. Poi è chiaro, non è come Paiola, tanto per citarne uno, come Hunter, però sicuramente è uno che può dare il suo contributo. Marco, invece, per quanto riguarda l'altra metà del cielo? Guarda, una sconfitta beffarda ieri per Forlì con l'Eurobasket Roma in casa, 81-84, se vi capita guardatevi il canestro di Viglianisi da oltre metà campo marcato, che ha portato alla vittoria. Giachetti e Roderick ne fanno 18. Tortona invece batte Ravenna 83-69, Cinciarini se la batte sempre alla grande 16 punti e Ghime se ne fa 15. Ed ora la lavagna del coach. Come vi ho già annunciato, forse l'ho già fatto un'altra volta, ma delle volte ripetita Juvent, i due giocatori secondo me in questo momento leader del campionato sono Shields, che è il giocatore che sposta di più gli equilibri per Milano sia in Coppa che in campionato, e Paiola, che secondo me si divide con Tonut il ruolo di giocatore italiano più in forma del momento. E sono due capolavori di volontà loro, perché sono due giocatori di una volontà incredibile e anche di forza fisica. Shields è una montagna, Paiola è una palla di gomma, però anche del lavoro tecnico di Messina e di Djordjevic. Queste cose vanno dette e vanno anche ripetute, perché non c'è un'età per migliorare, c'è soltanto il lavoro in palestra, ma anche la fiducia, gli insegnamenti, i consigli che possono essere detti in modo garbato o sgarbato, ma il lavoro dell'allenatore è questo qui. I coach devono essere valutati a 360 gradi, per come la squadra sta in campo, per come gioca in attacco e in difesa, per i risultati naturalmente, ma anche per i miglioramenti dei giocatori, non solo i giovani, ma anche quelli meno giovani, perché si può sempre crescere e migliorare. Ecco, io devo dire che Djordjevic e Messina su Shields e su Paiola hanno fatto davvero un grande lavoro. Marco, posso aggiungere che però devi avere le grandi qualità dentro di te, perché, scusa, faccio una battuta, se a un somaro come me mi metti in palestra a 20 anni e mi insegni quello che stanno insegnando a Paiola, rimango un somaro, a uno come Paiola invece i risultati si vedono, ecco. Certo,
parliamo di un giocatore di 1,94-1,95 con le braccia smisurate, le gambe forti e che ha anche una certa classe, è chiaro che è più facile. Ed ora l'MVP della settimana. Negli stessi due di cui ho parlato, Paiola e Shields. Cioè, Shields si fa un mezzo infortunio con Trento, rientra e fa 25 punti o 26 ieri con 5 su 6 da 3 e l'ultimo canestro, l'ultimo secondo, e Paiola ha girato da solo la partita contro Treviso, e anche stasera non ha fatto i numeri ma è stato in campo perfettamente, ecco, quindi questi due. Alessandro, prossima partita Virtus? Sì, l'abbiamo visto prima quando abbiamo letto i risultati, la Virtus torna in campo sempre a Brindisi alle 20.45 martedì prossimo. Io vi ricordo i nostri appuntamenti settimanali che cominciano con la replica di Basketland domani mattina alle ore 8 sul canale 86, ma potrete rivederci sia su Facebook che su YouTube o seguirci da Fuori Regione su telerimini.it. Ringrazio gli ospiti in studio, Marco e Alessandro, e noi ci vediamo domenica prossima sempre alle 22. Buonanotte. Buona settimana e un in bocca al lupo a Fabrizio che aspettiamo domenica. Assolutamente, e buon basket a tutti. Questo programma è stato offerto da... Volevo dirti che la casa è davvero bella adesso. C'è anche più luce, sai? Abbiamo ristrutturato la cucina e abbiamo cambiato le finestre. Senti, e quando ci vediamo per gli altri progetti? Ma con chi parli a quest'ora? Sono con Anna di Emil Banca. Ah, ciao Anna! Entra in Emil Banca. I tuoi progetti sono di casa. Emil Banca, il cuore nel territorio. Quasi quasi divento socio anch'io.